Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un argomento molto interessante e molto utile: come si fa ad installare LibreOffice. Noi abbiamo scaricato LibreOffice 7.1, quell'archivio che ha dentro tutti i file .deb. Allora andiamo a verificare nel nostro sistema qual è la versione precedente che abbiamo. Quindi andiamo nel menu, andiamo nella iconcina ufficio e vediamo che noi abbiamo appunto il 7.0. Allora, come fare a toglierlo? Facciamo così: se uno, diciamo, è sicuro di aver salvato, aver fatto il backup di tutti i propri file, di aver sistemato le proprie cose importanti, noi utilizziamo ancora Synaptic, che è un package manager, ci interessa, ci chiede sempre il privilegio di accesso con la password, perché con questa applicazione si possono praticamente disinstallare dei programmi, dei pacchetti, quindi chiede la password. Andiamo a vedere, noi nel tasto cerca facciamo LibreOffice, facciamo cerca, gli diamo un pochino di tempo, ci fa vedere quali sono i pacchetti installati nel nostro sistema. Andiamo in, diciamo, senso alfabetico, cerchiamo la L di LibreOffice. Con la rotella stiamo scorrendo e vediamo, ad esempio, se noi vediamo qua, questa è la versione, non lo sappiamo, non riusciamo a capirlo. Vediamo che cosa, se noi selezioniamo la iconcina, questa qui verde, ci fa vedere prima tutti quelli che sono installati. Ah, vedete? Vedete, noi abbiamo LibreOffice 7.0. Praticamente l'iconcina verde dice che fra questi pacchetti questi sono installati. Allora, se noi facciamo tasto destro e facciamo rimuovi, vedete, con Synaptic, vedete che ci indica tutte le cose che vengono rimosse. Facciamo seleziona e poi facciamo applica e aspettiamo un pochino di tempo. Vedete, questi sono tutti i file da rimuovere, mentre questi sono tutti quelli che non verranno cambiati, sono cose di base che è meglio non rimuovere. Facciamo apply, attendiamo un attimo, vediamo come si comporta, quanto ci mette, vediamo i dettagli, vediamo, questo è il monitor, no? È il terminale che ci indica, vedete, rimozione con tutti i pacchetti, vediamo che i pacchetti sono etichettati con la scritta 7.0, quindi noi stiamo rimuovendo la 7.0 perché abbiamo scaricato praticamente un archivio compresso dei file .deb della 7.1 e quindi prima l'abbiamo voluto rimuovere. Vediamo se è vero, perché noi andiamo adesso qui, andiamo su ufficio, vediamo che lui ancora qui lo segna, ma può darsi che non ci sia. Facciamo così, se vediamo se ce l'ha veramente tolto, se facendo in quel modo ci toglie tutto, no, al volo, e vediamo che qui LibreOffice ci rimane qualcosa. Vediamo, proviamo a lanciarli per vedere se effettivamente ce l'ha tolti, no? Vediamo, per esempio, lanciamo il writer. Vedete, impossibile seguire il comando perché non c'è più, quindi c'è stato tolto. Allora, adesso che cosa facciamo? Doppio clicchiamo l'archivio zippato. E vedete, questo è il contenuto dell'archivio zippato, quindi è una cartella che si chiama LibreOffice 7.1.1.2. La prendiamo e la mettiamo sul desktop. Ecco qua, e quindi abbiamo praticamente dezippato, decompattato una cartella. Possiamo fare tasto destro, se noi la guardiamo, guardiamola dentro. Qui vediamo tutti, vedete i deb, no? Tutti i file deb. E qui nel README, se noi lo leggiamo, vediamo il comandino, vediamo se lo troviamo al volo, così lo copiamo. Il comandino che serve, vedete, bisogna fare questo comando a terminale, cioè super user depackage tutti i file .deb. Quindi facciamolo, lo evidenziamo, tasto destro e facciamo copia. A questo punto noi possiamo fare tasto destro sulla cartella, gli dice apri un terminale qui. Così già ci troviamo, vedete, ci troviamo dentro il terminale. Facciamo CTRL maiuscolo V e incolliamo, perché siamo pigri, il comando super user depackage manager, meno i è diciamo, il parametro, asterisco.deb, e facciamo invio. Ci chiede come sempre il privilegio d'accesso, perché ogni volta che si fanno queste operazioni importanti, vedete che ci fa un errore, asterisco.deb non lo può, vediamo se
Ah, perché noi dobbiamo essere ovviamente dentro la cartella, abbiamo fatto un errore proprio da principianti, noi non dentro questa cartella, dentro questa cartella, d'accordo? Allora facciamo tasto destro e facciamo apri un terminale qui e siamo nuovamente da capo, noi stavamo tentando di lanciare un comando dalla cartella sbagliata, controllo, control maiuscolo V ed ecco che adesso i deb li trova. Perché siamo dentro la cartella giusta, facciamo la password ed ecco che ci sta praticamente decompattando i deb e li sta installando. Vedete? Estrazione, attendiamo, questa è un'operazione che ci vuole un po', quindi da qui noi vediamo che siamo dentro la cartella deb e prima non li trovava perché eravamo dentro, diciamo, la cartella madre e quindi non poteva farlo. Diamogli un pochino di tempo perché ovviamente sono qualche centinaio di megabyte, mi pare intorno ai 200 megabyte. E vediamo che dal terminale ci dice che piano piano sta installando tutte, vedete, tutte le componenti. Attendiamo un pochino, questa è la 7.1.1.2, vedete c'è scritto dappertutto 7.1.1.2 e quindi noi nel menu noi dovremmo trovare praticamente, nel menu adesso questo qua, vedete che ci fa un pochino, qui adesso dovremmo trovare, vedete, già c'è scritto, vediamo se... Già c'è scritto 7.1 e ha già fatto. Praticamente adesso possiamo fare exit, usciamo, andiamo, ufficio, vedete che già siamo alla 7.1. Se noi scegliamo, diciamo, il launcher, quello generico, noi siamo all'interno della schermata di LibreOffice, attendiamo un po', vi ricordate che prima non potevamo... No, prima non potevamo lanciarlo. Vedete che lui si è ricordato anche tutti i nostri lavori, tutti i file che abbiamo fatto per dei nostri clienti. Benissimo, si ricorda tutto, quindi è tutto perfetto, funziona tutto perché noi abbiamo disinstallato l'applicativo, però tutti i nostri file personali sono rimasti. Facciamo, tentiamo, Writer Document. L'abbiamo cliccato e adesso dovrebbe partire il 7.1, vedete, sta partendo quello nuovo e si ricorda anche tutte le nostre come l'abbiamo lasciato noi. Se noi andiamo in file, andiamo qui file, possiamo fare help, vediamo se lo troviamo qua, about LibreOffice e questa dovrebbe essere, se ce lo apre, ecco la prova, vedete che abbiamo installato il 7.1.1.2, mentre prima noi avevamo il 7.0. Quindi tutto quello che abbiamo fatto, abbiamo decompresso praticamente la cartella che abbiamo trovato nel sito ufficiale di LibreOffice, ci è venuto fuori questa serie di deb. Siamo entrati con il terminale, abbiamo lanciato il comandino che è semplicissimo, lo vediamo, tasto destro, apri un terminale qui, lo rivediamo, facciamo CTRL maiuscolo V per incollarlo e il comando è semplicissimo, lo possiamo scrivere anche, lo mettiamo nella descrizione del video, è sudo dpkg-i *.deb e fa tutto. Praticamente da solo. Bene, il video finisce qui. Grazie a tutti per averlo visto fino alla fine. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.